Mi scuso per il ritardo della recensione per il video, perché stavo aspettando delle nuove cover per i miei Game Boy, per i miei ultimi due Game Boy, poiché erano un po' danneggiati e rovinati, e quindi l'ho volute cambiare prima di fare la recensione. Bentornati a tutti, sono sempre io, i77J8CC di Digital Angel. E oggi andremo a fare la recensione di un prodotto Everdrive. Andiamo a scartare. Attenzione, è pericoloso, eh? Mi servono le forbici. Eccole qua. Io. Scusate. Vi presento l'Everdrive GB, l'Everdrive per Game Boy, insomma. Ben fatto, sembra un gioco originale in poche parole, però in realtà è un Everdrive. Qui si inserisce lo slot per la, cioè si inserisce la micro SD con i giochi e il sistema operativo. Qui, come si può notare, c'è sta una batteria. Il modello è, secondo solo, un 1220 da quello che si legge, ed è da 3 volt, quindi una normalissima batteria come tutti i Game Boy. E qui abbiamo i vari chip che controllano i vari cosi. Ovviamente qui non so qual è le varie memorie, però non è che ci interesserà tanto, perché questa va inserita semplicemente nel Game Boy con i giochi del sistema operativo ed è pronta per giocare. Adesso andiamo a vedere come mettere il sistema operativo e i giochi, e poi più tardi la proveremo anche sui vari Game Boy e anche sul Super Game Boy per lo SNES. Lo proveremo. A dopo. Eccoci qui, ora vi farò vedere come installare il sistema operativo. Per prima cosa prendiamo una micro SD, in questo caso io ce n'ho una da 2 giga. Il lettore SD, ecco qua, un secondo solo. Inseriamo e la inseriamo nel computer. Io la inserisco qui. Ah, andiamo su crix.com, ed eccolo qui. Cerchiamo Everdrive GB, eccola qui. Andiamo su Downloads, però come potete vedere non c'è nulla, quindi non c'è nulla da scaricare. Quindi andiamo a togliere il lettore. Ovviamente questo una volta che avete copiato i giochi. E mettiamo la SD dentro
all'Everdrive. Ecco qua. E tra poco andiamo a provarla sul Game Boy. A tra poco. Cominciamo subito a provare l'Everdrive sul primo Game Boy, questo qui, il Game Boy classico. Quindi la inseriamo e accendiamo. Non so se si vede bene, però il problema è che non ho nemmeno lo zoom. Comunque, il primo è Pokémon Oro, Super Mario Land 1, Super Mario Land 2, Super Mario Land 3 e il resto dei Pokémon, insomma, che sono tutti giochi che ho originali, quindi li terrò, insomma, questi qui. Nella seconda pagina c'ho Pokémon Verde, la versione giapponese, ma anche questa ce l'ho originale. Adesso caricheremo come primo gioco questo, quindi ho cliccato la B e compare load and start, ovvero carica e avvia, oppure c'è l'opzione carica e basta, insomma, che dopo potete avviarlo quando volete col pulsante start. Io faccio load and start, premo B. Prima di tutto backup il salvataggio corrente, lo cancella e cancella anche il gioco corrente e poi scrive il gioco che abbiamo scelto e dopodiché parte. Vediamo un po' se... Ok, il volume al massimo. Non so se riuscite a vederlo, però è difficile giocare, fare un video con questi Game Boy senza retro illuminazione. Ora non facciamo il castello perché è veramente difficile. Cercherò di fare un livello qualsiasi. Non so se avete mai giocato a Super Mario Land 2. Comunque, facciamo questa. Cambiamo livello perché allora facciamo questo. Ok, sta all'ultimo. Facciamo il penultimo allora, perché già l'ho completato. Mi ero dimenticato di questo piccolo particolare. Anche perché al buio questi Game Boy non hanno la retroilluminazione, però come abbiamo potuto vedere il gioco funge perfettamente, insomma. Quindi lo spegniamo, lo riaccendiamo e vi faccio vedere come si carica, cioè insomma, quando state qui nel menu, se volete caricare il gioco che abbiamo avviato adesso praticamente, vi basta premere il pulsante start e il gioco di prima, ovvero Super Mario Land 2, riparte tranquillamente senza andarlo a riselezionare e ricaricare il tutto. Ah, poi
Io faccio vedere subito un'altra cosa, così non ve lo devo fare vedere 5.000 volte. Questa flashcard permette anche di impostare le impostazioni con il mapper, la dimensione della ROM, la dimensione del salvataggio e l'impostazione che salva il salvataggio corrente. Poi la seconda opzione è cheats, praticamente per mettere i trucchi del Game Genie, soltanto Game Genie, quindi non Game Shark o altri simili, solo Game Genie. Qui la terza opzione sono le informazioni del sistema, la versione del BIOS, del CPLD, il sistema operativo della flashcard, il tipo di sistema che in questo corrente è GB, quindi Game Boy classico, la data del sistema operativo e l'ora. Vabbè, l'abbiamo provato sul primo Game Boy e parte, però vi faccio vedere che cosa non parte. Ovviamente dovrebbe essere logico, poiché non è quel tipo di Game Boy. Ma di tutti i Pokémon, allora alcuni dicono che oro e argento sono del Game Boy Color. Sì, questo sarebbe vero, però il fatto è che oro e argento non sono della cartuccia del Game Boy Color, sono della cartuccia Game Boy Classico. Quindi se io per esempio vado a prendere argento, eccolo qui. Aspettiamo che carica. Ecco, qui sta scrivendo il gioco e dovrebbe partire fra pochi secondi. Come potete vedere, argento è partito tranquillamente, ma come dicevo, se selezionate cristallo, che è l'ultimo gioco per Game Boy fatto, perché poi è uscito Rubino per Game Boy Advance, comunque dicevo, se selezionate cristallo, eccolo qui, carichiamolo, che questo solo cristallo è veramente per il Game Boy Color. E comunque si può vedere anche dalle cartucce, poiché oro e argento sono cartucce classiche, mentre cristallo ha la cartuccia proprio come se fosse un Game Boy Color proprio. Aspettiamo un attimino che carica e ve lo faccio vedere subito. Qui è il solito logo Nintendo, che questo compare sempre, ma all'avvio del gioco, dopo questa schermata, vedete Pokémon Cristallo. Questa cassetta di gioco si può usare soltanto con il Game Boy Color. Compare questo errore. Quindi, anche se il gioco è del Game Boy Color, ma voi sapete che l'estensione è .gb, tutti i giochi con .gb partono qui sopra, quelli gbc non partono qui sopra. Quindi per questo Game Boy possiamo concludere e passiamo al Game Boy Color. Io ora ho la batteria quella ricaricabile per il momento. Inseriamo. Eccolo qui, avviamo l'ultimo gioco, ovvero Cristallo. Ok.
Come potete vedere è partito.